Conferenza stampa pre-gara Viterbese Avellino, mister, le domande dei giornalisti. Allora, Claudio Petricca, diretta Sport Viterbo, le chiede se recupereremo qualcuno per la partita di sabato e se ci sono novità oltre all'assenza di Tunkara. E intanto buonasera a tutti. E recuperiamo, stiamo vedendo di recuperare Ciccio Salandria, vediamo domani mattina se il ragazzo ha smaltito i postumi di un affaticamento muscolare, quindi vediamo. Di sicuro c'è l'assenza di Tunkara, ma questo non stravolgerà di sicuro i nostri piani, perché comunque giocheremo sempre con le due punte, che è un aspetto importante, insomma. Edoardo Ciccarelli le chiede se c'è bisogno di qualche altro rinforzo o se la squadra è completa. Ma la squadra è un'ottima squadra, indipendentemente dalle problematiche che abbiamo avuto per cause di forza maggiori per il Covid. Samuele Sansonetti, Tuscia Web, le chiede se Salandria recupera per domani e se il fatto che l'Avellino ha giocato solo 10 minuti la settimana scorsa può influire sulla partita contro la Viterbese. Salandria, come ho detto, lo sapremo domani mattina se ha recuperato e se è pronto soprattutto per giocare. E per quanto riguarda il fatto che l'Avellino abbia giocato soltanto 10 minuti sabato, come sempre non si può sapere se è un beneficio oppure una cosa che può provocare dei danni, ma questo lo sapremo soltanto dopo la partita di domani. Perché sicuramente, per come sono i luoghi comuni del calcio, se l'Avellino farà una buona gara avrà trovato dei benefici, se farà una cattiva gara non avrà trovato dei benefici, quindi sono tutti i luoghi comuni che a noi interessano poco. A noi interessa quello che è i nostri principi di gioco, la nostra squadra, e i nostri valori e tutto quello che siamo pronti a dare domani alle 20:30 contro l'Avellino. Eleonora Celestini, cuore giallo-blu, le chiede se si aspetta qualcosa in particolare dalla gara contro l'Avellino, considerando che le partite di inizio campionato sono sempre un po' particolari. Intanto mi fa piacere questa domanda e ringrazio la giornalista Celestini per questa domanda, perché è un mio principio di vita. Quello di crearsi aspettative è una cosa abbastanza dannosa per me, per il nostro modo di pensare. Quindi noi come gruppo viviamo sul presente, e quindi crearsi un'aspettativa è fuori luogo. È fuori luogo, non credo che sia il termine esatto. Crearsi un'aspettativa è una sovrastruttura mentale che non va bene. Quindi noi andiamo in campo per giocare, senza aspettarci niente, andiamo in campo per fare il risultato sempre. Poi questo, se si fa o no, dipende da molti fattori, anche dai no. Però io credo che noi dobbiamo avere la chiara e coerente volontà di andare in campo e fare il risultato. E indipendentemente da come si chiama la squadra, indipendentemente dal blasone degli avversari, indipendentemente dagli uomini che scenderanno in campo. Pensa che sia necessaria un'altra punta sul mercato e, inoltre, come sopperirà l'assenza di Tunkara nella partita di sabato? Ma io credo che, che quello che per quanto riguarda l'aspetto di mercato, l'altra punta, voglio dire, sono cose interne, insomma, sono cose che ci diciamo tra tecnico, staff tecnico, direzione sportiva, presidente, quindi lo vedremo a fine mercato se avremo bisogno di un'altra punta, se ci sarà stato bisogno di prendere un'altra punta. E per quanto riguarda invece l'assenza di Tunkara, come ho detto, sopperiamo giocando sempre con due punte, quindi il nostro obiettivo è mettere i due punti in campo. E quindi questo, in relazione a questo, poi sistemeremo l'impiantistica di gioco. L'ultima, Leonardo Pacini di New Tuscia, le fa una considerazione. A Terni, nonostante l'inferiorità numerica, la Viterbese ha continuato a costruire un'azione dal basso, coinvolgendo sempre gli esterni, in particolare Simonelli. Questo è segno di una squadra libera, offensiva e sicura di sé. Ritiene che questa sia una giusta considerazione? Ma per quanto riguarda il mestiere di giornalista è così, nel senso che si fanno considerazioni come questa giuste, altre volte magari considerazioni meno giuste, quindi questa volta mi trovo d'accordo con New Tuscia,
okay, col collega, vostro collega di New Tush, e quindi sì, è così, noi cerchiamo di giocare, abbiamo cercato di costruire su un campo al limite anche in 10 e abbiamo costruito 3 nidi di Valle Gol, quindi questo ci deve dare non appagamento ma la forza di credere in quello che facciamo, pensando che i protagonisti della nostra vita siamo noi, e quindi sta a noi stabilire se vogliamo essere attori appunto principali o comparsi.